Bella a tutti ragazzi, qui il vostro Alkeypage, siamo qui in questo No Commentary. Oggi siamo con quel buonissimo uomo di Boots, tornato Oh qui. my E god, oh my god, ci siamo, siamo qui per attenzione, fare ancora. una challenge vecchio stile su Call of Proprio the vecchio. Dead. E vuoi illustrarci la challenge, Boots? Sì, allora, come al solito, come faccio sempre io, perché in realtà Alan non sa le challenge, le invento tutte io. Sì, Certo. ok, possiamo andare avanti. Faremo la challenge, quella sul faro, avete presente dove c'è quel cazzo di, come che si chiama, Deadshot Daiquiri, quella merdata lì sopra, quel posto Il bonus che schifoso. nessuno Ecco, usa. esatto. E poi con quel bonus che nessuno usa, che non costa un cazzo, perché infatti nessuno lo usa, Appunto perché lì nessuno lo sopra usa. ci metteremo, dovremo fare due casse e George Romero ci prenderà, Ci e ci metterà inculerà e questo Boots è cazzo il di bianco, quindi palo. verrà inculato male. Tutto che palle. Cioè, vedete questo, vieni qua, tu vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni Allora, qua. aspetta Vedi che questo io sono puttanone. in una posizione di merda, con il Sì, controller che non vedi uso da questo 2 mesi, puttanone. con una modalità che Questo non coso gioco da qua, anni. questo Quindi qua, siamo messi ce lo bene. inficca su per il culo, Quel coso lì ok? elettrico. Ok. Sì, Mi ho scuso fin da sensibilità subito se la 10 è mia voce troppo alta. sarà, diciamo, non lo so, discontinua, però ho il microfono alla mia sinistra e io devo guardare a destra, quindi non è proprio una bella cosa. Io non riesco più a usare 10 sensibilità, però mi devo riabituare. Cosa Adesso spari? Che nabbetto? Fammi alzare un... Coprimi un secondo, che alzo un mate, attimo. Volume di gioco. invece l'ho dovuto abbassare apposta. Generale. No, perché il mio... Cioè, non sentivo un cazzo, non Mi sentivo neanche sembra gli zombie giusto. che uccidevo. Ora George Ah già, Romero nel perché... culo. Mio. Bastardo. Ok. Ora aspetta che Ciao devo George! alzare. Scusa, Sì. non pensavo mi prendesse al volo. Fantastico. Gioca a Vabbè, tennis tanto col io tuo cranio. sono Sara, sono il giocatore bianco, cioè, Verrai quindi che stuprato George mi male da un stuprerà. qualsiasi cosa possibile, ti stuprerà. Allora. Comunque, trovando un argomento subito per l'inizio, bastardo, Black Ops 3, sì, noi ovviamente come credo che quei pochi rimasti, beh, neanche tanto Su pochi, Xbox. però quelli che si ricordano anche i nostri vecchi video challenge e robe così, noi ovviamente sì, saremo anche su Black Ops 3, sì, saremo anche lì a fare le challenge come delle brave puttane. E vaffanculo, figlio di puttana! E quindi cosa vogliamo iniziare a dirvi? Che ovviamente appena uscirà Shadow Veils e non The The Rise, come cazzo si Giant. chiama? The Giant, grazie. Noi ovviamente prima ci giocheremo, faremo i nostri cazzeggi da soli. E poi ovviamente vi porteremo anche sicuramente qualche video. Poi il buon Alert ovviamente vi porterà sempre. Qualsiasi cosa che possa pensare lui ve lo porta, perché Cosa cioè... malata che io possa fare o non fare me la Esatto. porterò. Comunque, visto che siamo in tema, cosa ne pensate voi di Black Ops 3, della beta di Black Ops Se l'avete 3? Noi giocata purtroppo voi non di l'abbiamo ancora PlayStation. provata, esatto, però credo che quando uscirà questo video dovremmo già averla provata, se Ala mi trova un codice per la beta. Ho finito le Neanche io. Eccole. E lo proveremo. Ci sembra molto, a tutti e due ci sembra molto Destiny, soprattutto un Destiny 2, cioè un Destiny fuso a un Black Ops 2 Un perché, Cod Destiny. cioè, Allora, innanzitutto la esatto. cassa è lì. Diamo la corrente. Ok. Prima cosa. Perché come vedete, vabbè, le super, poi ci sono molti, c'è cioè quella dell'arco che può essere quella nuova di The Taken King. Che c'è, poi ci Partiamo subito con le saranno, armi c'è di la merda, signori. pistolina. Il nostro momento. Attenzione. È il momento del C'è la potere. pistolina del cazzo. Oh! Addio, Dio. Guarda. Aspetta, arrivo tra un attimo. Vai. Sì, c'ho qua uno zombie, ok. Vai. Guarda, VR11, sicuro. Guarda, l'ho chiamato. Oh! Oddio! No!
No! Mi odia questo gioco! Ah, già è vero, non abbiamo detto che probabilmente prenderemo Jag, Speed Cola, PHD, grazie a Dio. Sì, sì. E aiuto, aiuto! Sono morto. Fagli zoppi! Fagli zoppi a round 4, sta merda! Ha fatto lo zoppo a round 4! Gioco, cioè, vai, allora... la seconda cassa. Oddio! Vado io, vai! Ok. Vabbè. Dai. Che merda. Se trovo lo sciacallo io mi ritiro, mate. Se trovo lo sciacallo mi ritiro. No! Mate, era un cecchino. Vabbè. Boh, dai, potenziato comunque... ci può ancora stare, dai. Vabbè, no, certo, io c'ho un Famas e un China Lake. Io sono utile. Io sono utile, sì, sì. Allora, abbiamo una Regan che è un passo avanti. Dov'è la corrente? Non già per me. Scendiamo dov'è giù. La corrente? Cioè, seriamente hai chiesto dov'è la corrente? No, sapevo che era in quella stanza, ma non mi ricordavo in che punto della stanza. Allora, non so dove sia George Romero e non lo voglio sapere. Speravo che qualcuno di noi trovasse le matriosche, invece purtroppo nulla. Vabbè. Ora, facciamoci un po' di punti. Puzzi. Vabbè, perlomeno c'ho il Famas. Se avevo tipo China Lake che... beh, mi è stato due low, ciao. Anni per fare punti. Però sì, se bevi la 72 Anarchy, quello potenziato. Sì, quello lì sì, è forte. Sì, ok, ma sì, cioè ho un'arma che ha il ratio che è George, cioè... è vero che fa ste robe strane. Quanto ti odio. Ma ficcatele sopra il culo quelle cuffie. Allora, cioè se solo un minimo il boss, quello di Shadow Vase, sarà simile a George Romero o avrà la vita di George Romero, io vado dai tizi di Atria e metto il Famas nel culo. Non trovo uno zombie, ok? Comunque abbiamo deciso per questa challenge in questo caso, se siamo sopra al faro e ci arriva George Romero, che non possiamo ovviamente gestire in un posto del genere, finché non va in furia, lo gestiamo. Se va in furia, ci buttiamo di sotto e stiamo al piano terra del faro. Finché George non si calma, qui dentro lo portiamo fuori, lo facciamo calmare. E il tutto nella comune umanità. Se va in furia come Crota, lo mandiamo... sì? Sì, mi ha giocato troppo a destra. Troppo. Sì, cioè, ma... faccio un po' di ragazzi, per il Jug, perché... io veramente, io non ho mai giocato a un gioco così tanto come a Destiny. Cioè, zombie forse, ma due, neanche ormai. Ma neanche... sì. Cioè, zombie ci abbiamo giocato veramente... in anni e anni. Black Ops 1 è uscito nel 2009 o 2010, sì, sì. Sono passati 5 anni, Destiny è uscito da neanche un anno. E io ho un io no, gioco veramente, incalcolabile. Ma... davvero. Ma no, ma... io avevo... Paca Punch, ciao. Veramente fa... io almeno io ho paura di... più che altro perché il fatto è che allora in questo momento di Destiny è un momento di stallo completo, in cioè di... non si non c'è un cazzo in attesa di Tekken King, però io continuo a giocare, cioè io sì, sì. Ve lo dico, passo i pomeriggi a giocare con l'oltre il nulla. Vabbè che sono forte, ma lì cioè sì, ovviamente sono anche modesto, è anche scarso. Comunque, sì, ho quello ovvio. Ma no, a parte i scherzi, allora, io con il coso, sì, bellissimo sto coso, fammi accoltellare. Oltre il nulla, io sono abbastanza forte, mi diverto, così. E effettivamente non mi serve un cazzo a stare in crogiolo ad uccidere gente così, perché le cose da droppare... mi serviva solo la fabbrica di cenere, ce l'ho, quindi non c'è un cazzo da fare, però mi diverto. Sì. Un po' di dov'è il Jug? Quello me lo ricordo io. Voglio okay. Aprirmi un paio di porte, allora. Sì, tranquillo, mate. Questa la non posso avere l'MP40? No, mate. Cioè, così, no. Quello me lo ricordo che è lì. Allora, dai, non l'ho ucciso! Aspetta! Cioè, gli ho dovuto dare due accoltellate più un colpo di China Lake. Round 6. Allora, facciamo così. Qua. Ah, già è vero che qua sotto, che pirla. Abbiamo acceso la corrente? Sì, sì, sì. Porta. Cinturone di taekwondo, sì, sì. Le prendere i cazzi, cinturone di taekwondo. Esatto. Quindi, intanto, il Jug ce l'abbiamo. Ed è un passo avanti. Ora. Io morirò qua. Andiamo. Ma abbiamo fatto già un altro challenge su Call of the Dead, io e te? Sì, ma mi sfugge quale. Sono sicura che una... se vi ricordate, scrivetecelo nei commenti. Ve la ricordo, pure andrò a ricercare. Poi, tu che hai i soldi... apri questa porta, che così
possiamo appunto dove scendere c'hai? Dal faro. Questa. Apro questa? Sì. Ok. Questa dovrebbe, se non sbaglio, oh, quella che dà il via libera da lassù. Sì. Sì. No. No. Sì. 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 No. Sì. 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 Deciditi. No. Sì. Ok. Forse. Allora. Poi dobbiamo... Puoi trovare munizioni che non ho più colpi del FAMAS. Io apro questa. E stiamo, per adesso stiamo qui. Poi... no, veramente? Sì. Ok. Sì, sì. Il posto da lì sopra è aperto. Poi adesso facciamo per il PhD e intanto stiamo di già anche PhD. Poi andiamo su per un po' di round, ci facciamo punti piano piano. Ci prendiamo bonus, poca pace. Punti io? C'è una lei, ok, hai capito. Ah, io, è il 96, quello... rega, non è che siano il top per punti, eh. Vabbè, se trovi l'ultimo zombie che non vedo niente. Da difatti. George è lì che fa il suo giretto, quindi se riusciamo a tenercelo là intanto mentre noi facciamo altro non sarebbe male. Sta spawnando adesso, l'ho sentito. Ultimo zombie. Sì. Mi sta cadendo le cuffie. Ottimo. Parte... Fantastico. Sono quei momenti, Boots, che... Eccolo qui. Mancato. E okay, comunque... Qui. Dicevamo... Che Giorgio era un bastardo. Ecco. Magari se ci esce macchina mortale danneggiamo un pochino che ci fa bene. Magari, sì. Vi dice la voce se ve la ricordate la challenge, perché a me se non ricordo male, boh, no. Ah, è vero, vi volevo chiedere anche a te e anche a voi, così. Ma io se non mi ricordo male, su sta mappa qua, il Dead Shot Daiquiri costa 1000 punti. 1500 mi pare, poi magari mi sbaglio. Io mi ricordo che è sempre costato 1500. No, ma io mi ricordo che in una mappa costava 1000. Infatti ho detto, cosa, un perk costa 1000? Cioè, probabilmente mi stavo drogando, sì, come il tu fatto ti droghi che sempre, io non è che ti stavi drogando. Io ho raccontato prima del video ad Alan il mio sogno. Ho sognato che in pratica ci saranno più zombie sul primo round di Black Ops, cioè di Black Ops 3. E il problema è che il modo, se muoio mi incazzo, sei un bastardo. Il modo in cui succederà, cioè che ho visto questa cosa, è stato un sogno. Ero in gruppo con tutti loro. Ho urlato, oddio, lasciamelo almeno questo qua che faccio io lo zoppo. Ho urlato, oddio, raga, ma ci sono 7 zombie. Tutto questo era in una first room che non conoscevo. E io ti amo, Puzz, lo sai, vero? Allora, che si e niente, cioè, è proprio strano. Sai che non supererò i 1000 punti nei prossimi 3 round per colpa tua? Lo so bene, mate. Oddio, ne ho ucciso uno. Se vi facessi incazzare Giorgio Romero? Fai pure, poi te lo gesticci tu, sei tu quello bianco. Cazzo, è vero. Sei un bastardo, sei un bastardo. Sei un bastardo. Sei proprio morto dentro. Lasciamelo a me, sto zoppo. Grazie culo! Come here, Giorgio Romero. La Drega fa zoppi, proprio me. Se trovi uno zoppi, lascialo a me, magari. Uno zoppi. Neanche uno zoppi. Come munizioni, ragazzi, non è che farebbero schifo, dato che ho finito. Ho finito tutto. Ottimo. Ho finito i colpi delle 96. Hai no, uno. Lascialo a me. Devo uccidere la coltellata round 8. Prego, granata. Diventa zoppo, lo uccido. Troppo mainstream, troppo per scarsino te. Questo pezzo.